Che spreco di punti, ragazzi. Peccato a un passo dal salto di qualità, a un passo dalla terza vittoria consecutiva, la squadra capitombola all'ultimo secondo e arriva questo pareggio interno col Pisa che non è da buttare. Diciamo, nella vigilia non era una partita così scontata, anzi, però per come si era messa con il Cosenza per un tempo intero con l'uomo in più, sicuramente avremmo dovuto aspettarci qualcosa in più perché c'era l'occasione concreta di allontanarci definitivamente o quasi dalla zona calda. Ora siamo a quota 28, a più 6 sull'Ascoli che però deve ancora giocare, quindi ancora è un campionato apertissimo e diciamo che si potevano aprire anche altri spiragli in caso di vittoria perché saremmo stati a quota 30. E peccato, peccato. Adesso voglio vedere, sono curiosissimo della reazione in un altro scontro difficilissimo col Modena, a Modena, perché lì voglio capire come la squadra reagirà a questi 2 punti persi che erano ormai cosa fatta. Sarà molto interessante quella partita in questo senso. M'aspetto tanto, ripeto, conto comunque una squadra molto forte perché il Modena sta facendo un buon campionato. Peccato, peccato perché veramente perdere punti così non è accettabile e dà veramente fastidio, dà veramente fastidio all'ultimo secondo, al 96esimo su 6 di recupero. È veramente, veramente brutta, però diciamo che forse potrebbe anche cercare di un pareggio, possiamo vederlo come utile per tenere la squadra con i piedi per terra, magari. Potrebbe essere utile in quel senso, seppur, ecco, avrei preferito la vittoria magari, piuttosto che dover tenere i piedi per terra con questo pareggio. Comunque, partita, ripeto, complicata, un primo tempo chiuso in 10 con l'espulsione di Calabresi nel corso dei primi 45 minuti, quindi la squadra di Aquilani resta con l'uomo in meno. Nel secondo tempo la sblocca Tutino su assist di Mazzocchi al 60esimo e poi arriva il gol del pari. Al 96esimo a recupero inoltrato con Caracciolo su assistenza del neoentrato Masucci. Ripeto, grande rammarico per sprecare punti così. Tra l'altro esordio anche di Antonucci che ha giocato 15-20 minuti, importanti per entrare comunque nei meccanismi di squadra. Un Cosenza che ha schierato Mika in porta, Dianfi, Camporese, Venturi e Frabotte in difesa, Zuccon, Praselic a centrocampo con Maras, Mazzocchi e Florenzi a supporto di Tutino. Tiri 8 a 11, tiri in porta 1 a 2, possesso palla 57 a 43, quindi Cosenza che comunque con un tiro nello specchio stava vincendo la gara, però purtroppo poi, ripeto, abbiamo concesso quel gol nel finale, veramente, veramente brutto, brutto. Perdere punti così in questo malo modo sicuramente crea grande, grande rammarico. Ripeto, ora sarà importante vedere come la squadra reagirà alla prossima giornata a Modena. Detto ciò, io mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.